Bestie e donne. Quando smisi le bambole, entrai completamente nel mondo dei mostri, mondo che avevo già esplorato a più riprese, con disegni e incisioni fin dall'adolescenza. Il mutamento che era avvenuto nel mio spirito si concretizzò subito nella pittura. La dignità e la bellezza del corpo umano non sarebbero più state contaminate dalla malattia e dalla degradazione. Inventai apposta le bestie come creature espressive sulle quali scaricare il mio senso dell'orrido e parallelamente inventai le veneri surfanta, intatte e purissime, con le quali tentai di celebrare la ricerca della bellezza femminile fine a se stessa. Questo periodo, composto da centinaia di piccole tavole di legno dipinte minuziosamente ad olio, durò fino al 64, ma fu interrotto nel 66 con le doppie. Perfette, sognanti, divine, dalla pelle di turchese, di smeraldo, di ebano, con i capelli di fuoco, viola, verdi, così ci appaiono le Veneri surfanta. Alessandri le dipinge in modo meticoloso e preciso, ispirandosi come sempre alla pittura fiamminga, che tanto aveva studiato sin dall'età giovanile, recandosi più volte con tutto il gruppo surfanta ad Amsterdam. Concisca Oro, dipinta nel 1970, un olio su una piccola tavoletta che misura appena 28 cm per 17, Alessandri celebra la bellezza femminile, l'Eva primordiale, la luna portatrice di luce e speranza. Usa colori luminosissimi e brillanti, racchiusi in un contorno netto, sprigionanti vitalità, come se si trattasse di preziosi e rari gioielli. La donna sognata e immaginata rimane però impassibile di fronte ai mostri che la minacciano, espressi come coloratissimi spermatozoi. Le bestie che la circondano sono le creature fantastiche sulle quali Alessandri scarica il suo senso dell'orrido, le sue pulsioni, le paure della malattia, della degradazione, che inesorabilmente colpiscono il corpo umano. A volte sono sogni erotici, altre volte fantasie di una mente che vaga libera nell'universo della pura bellezza. Nel periodo delle tavolette, Alessandri identifica la verità con la bellezza. La donna è donna salvezza, è donna angelo, donna madre, ma anche donna demone. È ispiratrice del sogno e della veglia, accompagnatrice fedele della fantasia, ma anche ossessione e turbamento.